Buongiorno a tutti, mi chiamo Asia, ho 24 anni e oggi vi parlo a grandi linee di che cos'è la fibrosi cistica. La fibrosi cistica è una malattia genetica che compromette tutti gli organi a causa di un'eccessiva produzione di muco. Non c'è cura ancora oggi nel 2020 e diciamo che l'unica cosa per migliorarne la vita di chi ne ha affetto è il trapianto di entrambi i polmoni. Io ne ho 22. Dunque, per sostenere appunto la ricerca a favore di una cura, degli studi per la fibrosi cistica, c'è l'associazione appunto Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Onlus, che si appoggia alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Nazionale. Ogni regione ha la propria delegazione. E cosa fa? Va a aiutare il malato proprio praticamente, cioè va a finanziare quelle figure che lo Stato purtroppo non può più finanziare, come infermiere, fisioterapista, nutrizionista, eccetera, e soprattutto va ad aiutare il malato quotidianamente, acquistando materiali che sono fondamentali per la cura. R4U è un mix di imprenditoria, arte a sostegno della Lega Fibrosi Cistica Marche Onlus. Per noi, con Federico Di Lucera, imprenditore di peso, è stato fondamentale questo incontro tra vari nostri progetti. Parlando di vari nostri progetti, abbiamo anche pensato, come artista e come imprenditore, di sostenerlo, e poi dopo vi spiego. Come imprenditore io ho messo un mio pensiero, no? Per questa raccolta qui. Sarà sorteggiato il vincitore, diciamo, a fine raccolta, verrà fatta una lavorazione che può essere una lavorazione in pietra, una pittura di una stanza, un decoro. La campagna è partita il 21 di ottobre, terminerà il 31 di dicembre, quindi siamo partiti innanzitutto con i social, poi i media, perché anche voi come Rossini TV ci state insomma sostenendo, ed è fondamentale la comunicazione, perché possono partecipare le persone da tutta Italia. Come? Allora, facendo quindi una donazione, quindi un bonifico, come potete vedere in sovraimpressione, quindi il codice BAN con la causale Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Onlus, accanto Pesaro Arte. Perché? Perché da lì riusciamo a capire chi aderisce al progetto. Inviare un'email con la fotocopia del bonifico a artedeiled@hotmail.it, oppure inviare sempre la fotocopia del bonifico all'indirizzo di Pesaro Arte, Via Provinciale 203, Osteria Nuova, Comune di Montelabate. I primi di gennaio si concluderà, verrà estratto a sorte un nome, quindi che potrebbe essere da tutta Italia, e il 10 di gennaio si decreterà comunque il vincitore di questo premio. Io metto in palio, come ha detto Federico, una installazione luminosa come arte dei LED, perché la luce è sempre speranza, e anche in questo caso vi aspettiamo. Quindi sostenete, sostenete la Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Onlus. Tutto questo anche e soprattutto per la nostra Franci, che sta aspettando anche lei un trapianto di polmoni. Un bacione grande da tutta Pesaro e grazie a tutti.